lo avrebbero dovuto inaugurare la settimana prossima. E invece, nella notte tra giovedì e venerdì, le fiamme hanno quasi distrutto la struttura centrale del Tijuana, uno degli stabilimenti sul lungomare di Caulonia, nel Regino. Ad accorgersi dell'incendio, scoppiato intorno alle 2 del mattino, sono stati alcuni passanti che hanno anche tentato un primo intervento di contenimento delle fiamme, spente poi dai vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Roccella, coordinati dalla procura di Locri, non escludono per la vicenda una matrice dolosa, ma sarà necessario attendere la perizia degli esperti dei vigili del fuoco per capire da dove si siano propagate le fiamme. Dal canto suo, il giovane proprietario della struttura danneggiata assicura di non avere mai subito minacce.